Benvenuti per tutti ragazzi, eccoci qua, tornato un nuovo video ragazzi, continuiamo con Titans ragazzi, che l'ultima volta avevamo sconfitto quel maledetto Yeti di merda, scusate, ho lasciato un po' le cuffie alla DJ, ho lasciato, l'ultima volta eravamo rimasti, avevamo sconfitto appena il DJ, avevamo sconfitto lo Yeti e anche quella specie di stato che ragazzi era davvero fortissimo, quindi ragazzi direi di continuiamo da dove eravamo rimasti, ovviamente vi ricordo di iscrivervi, commentare e mettere like se non l'avete fatto per potermi ovviamente aiutare a proseguire la mia ascesa e direi di iniziare subito. Ok, quindi inizia. Ok, eravamo 18 uccisioni di 28 morti. Quindi comunque non eravamo messi, diciamo, malissimo. Adesso andiamo avanti nei prossimi boss. Cosa sei? Questo è un labirinto? Dove siamo? Una grotta? Adesso non so. Vediamo adesso di capire dove effettivamente andare. Ok, vediamo la strada qui dove ci conduce. Carina questa cascatina così. Molto carina, devo dire. Mi piace davvero tanto. Attenzione, il nostro giocatore addirittura sa nuotare. Cos'è questa musica di sottofondo, molto così? C'è stato anche il volume del gioco, attenzione! Qua siamo tornati all'inizio? Dove siamo? Ah, ma qua siamo all'inizio, siamo tornati da dove è tutto iniziato. Vediamo qui la porta magica che... Oh, l'abbiamo sbloccato tutte, attenzione! Nel fuoco, attenzione, abbiamo sbloccato tutte le porte. Siamo riusciti a sconfiggere finalmente tutti i boss e adesso si aprirà questa mega portona che... ci reindirizzerà, non so, in un nuovo... attenzione, abbiamo sbattuto. Va bene, qui adesso cosa c'è? Cioè, mi direi che è già finito il gioco, però mi stavo così divertendo. Diciamo, adesso non esageriamo queste parole molto forti che ho appena detto, però. Oddio, cosa succede? Ah, ma c'è un... come si chiama? Un ascensore qui. Perfetto, eleviamoci, facciamo strade per nulla, così a caso. Che si è messo anche a piovere, a quanto pare adesso piove anche questa, vediamo, andiamo avanti. L'occhio, siamo nell'occhio del ciclone. Attenzione, cos'è questo Tutankhamon? Boh, andiamo, maledizione, ho sbagliato tutte le parti, andiamo a destra e a sinistra, magari, no, forse c'erano dei geroglifici da guardare accuratamente, magari. Ah, ok, qua vedo... Ok, questo qua è il primo boss. Ok, ragazzi, cominciamo col primo boss. Oh. Aspetta, cavolo, io ho usato la freccia, pensavo mi dessi un attimo di tempo. Aspetta un attimo. Ok, ragazzi, sono pronto a tutto. Dopo gli ultimi boss, veramente, io non ho più paura di nulla. Non penso c'è più niente che mi possa fermare. Ok, a parte il suo incredibile pugno che continua a martellarmi, lì che mi martella, ottimo, vabbè, almeno non dobbiamo nascere e farci tre ore di strada, almeno se siamo già qui, iniziamo subito, ok. Ok, questi cosi cosa sono? Ah, ma che cagata, ok, ho capito. Ok, e mo? Oh, che cavolo succede? Attenzione. Ho capito forse come devo fare, però appena lui magari si triggera... si cazza, quindi adesso vediamo, perché ho visto che il livello è aumentato un pochettino, quindi ciao. Ok, devo un po' aspettare all'ultimo, sono qua. Ok, aspetta, no, proprio in mezzo mi ha preso. Ah, secondo me il suo nucleo è proprio appena poco prima di sparare il raggio, solo che non ho neanche tempo di sparare perché mi secca subito, quindi adesso stiamo qui. Poi a porca, ma... cominciamo davvero malissimo. Questo qui mi sembra veramente un boss difficile. Non ho voglia di stare qui tre ore anziché di batterlo. Quindi speriamo di fare anche subito. Ok, è il primo che abbiamo. No, però scusami, non devi staccare i pugni. Dai, porca troia. Ecco, uno lo tieni a destra e l'altro lo tieni a... non devi lasciare il braccio però. Così non va bene. Porca troia, anche dire quel raggio laser ti prende. Però cambia la direzione. Cambia, se sei in mezzo te lo fa dritto, È bastardo, è infame, devo dire. Devo dire che è molto infame, va bene. Ok. Porca troia, mi ha preso comunque. Poi non posso neanche passare dal centro, c'è il raggio laser. Come cavolo faccio? Non c'è modo di vincere. Ok. Ok, è incazzato duro, è incazzatissimo. Rotola. Ok. No,
No, mi sono già rotto in questo gioco. Mi sono già veramente già rotto. Non so come batterlo. Veramente, ho posto qui 3 ore. Già mi sono rotto. Ok, stavolta. Ok, il primo è sei. Però te sei bastardo. Ok. Perché? Perché? No, 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 non devi mischiare. Hai il pugno destro, va sul segno destro. Il pugno sinistro va sul sinistro. Teoria. No, non ce la fanno. Ok, io adesso sto qui sulla pute. No, non mi ha preso. Ok. Porca trova, guarda. Oh, l'ho ammazzato! L'ho preso, sì! Grandissimo! Mentre mi sparava il razzo, mentre il pugno cercava il laser dagli occhi, l'ho colpito! Bam! Un colpo solo! Non ci ho messo, devo dire, neanche tantissimo. Pensavo di metterci. Ah, e c'è una strada segreta, attenzione! Vai, vai, vai! Alleiamo di mezzo come sempre. E proseguiamo. Questo gioco è fatto di scale e basta. Attenzione, attenzione, qua vedo un potentissimo boss da battere. Attenzione con addirittura lampi. Sono pronto, sono carico. Oddio, chi è? Chi è? Oh, che succede? Oddio. Cosa sta succedendo? L'ho ucciso subito, non. Che magari sblocco qualche abilità? Magari, sarebbe anche figo per essere. Oddio. Che succede? Sono dorato. Wow. Oddio. Che succede? Oh, che figo. No. Che figata. The Soul. Sì, però che palle. Tutte le volte mi devi fare il disegnino, dai. Ah, ok. Ah, bastardo. Tu sei me. Porca troia, però sei sbloccato te. Mi ricordi, come si chiama? Il tizio che spara le frecce, però più forte, ovviamente. Ah, guarda come schiva la freccia. Ah! Non puoi prendermi. Ah! Prendi la freccia! Prendi la freccia, Oh! Sì, è lui! È il cavaliere Erevan! Oh! Ma che cos'è? Fortissimo! No! La mia freccia! No! Mi ha preso, cos'era? Oh, è fortissimo, veramente è fortissimo. Il lupo in confronto non è nulla. Oh, che cavolo è successo? Non capisco però, cioè, io sono qua. Non so se c'è un momento. Non so se devo magari prendergli la freccia. Perché non so se è come il cavaliere la Evalan, quindi. Perché il primo me la schiva, io te la. Wow! Attenzione, gioco di frecce! Però. E non so se. Lui appena spara la freccia gli si spargono quei quattro. Devo dire molto forte. Però se sto. Forse dobbiamo giocarci nella distanza, magari. Ok. Ah, no. Oh, ho rotto là. Oh, sono sicuro, cavolo. Oh, sto un po' più lontano, così sono sicuro che non mi prende. Ho più modo di. Oh, devo proprio saltare all'ultimo. Boh, non so. Adesso magari. Guarda, mi prendo un po' più le distanze. Le distanze provo. Non l'ho preso! Non l'ho preso! Maledizione! Oh, così mi pare l'avessi preso, però. No, vabbè. Mano a mano mi sto avvicinando, quindi. Ah! Stavolta l'ho visto, vabbè. Vai a prendere! Prendi quella freccia! No! Ah, perché assorbe la mia freccia lui! Ah, quella che lancia è la mia di freccia! Io assorbendo la freccia ho preso la sua, è per quello che morivo. Infatti non capivo. Ah, forse magari. Io. Oh, che è successo? No! Ancora mi ammazzava, cavolo. Devo capire perché forse è un po' più complicato questo qui, proprio a livello da capire. No, no, no! Dai, mi torna 39 frecce, mi tornano. Qua, forse devo solo lanciare una freccia e poi, boh, non lo so bene neanch'io come fare. Ok, non mi prende la freccia perché. No, no, poi si sdoppia, si velocizza. Non capisco. Boh, non so. Magari devo colpire la freccia. Non so se devo colpire la freccia. Devo col secondo me, devo colpire la freccia perché colpire lui è comunque abbastanza fa. Diciamo facile. Poi,
Ok, attenzione. No, la mia freccia. Porca troia. Magari però in questo modo posso direzionare la mia freccia. Non lo so, è difficilissimo, veramente. Non so come fare. No, io ho il potere di attrazione, il mio è più forte del suo. Su questo, diciamo, possiamo vincere su questo lato a livello di forza, sull'attrazione. Beh, guarda, stai scherzando? Sì, perché sa che schiva, maledetto. No, dai, merda. Guarda lì col suo, che palle. Perché diciamo che anche lui c'ha la freccia, dopo io se prendo la sua freccia muoio, però se lui prende la mia, certo non muore, è giusto. Ok, dai. Ok. Bam! Ah, è mia la freccia! No! Dammi la mia freccia! No, l'ha già presa lui, niente. Ho provato a annullare il richiamo. Oh, si era separato lì, che è successo? Si era un attimo buggato questo. Oh! Attenzione! No, porca troia. Non so poi, una volta che prende quella freccia, come funziona. Forse magari la colpisci comunque, boh. No, è mia la freccia. E dammela a me la freccia. Quante volte devo colpire sta freccia di merda? Niente, no. Ok, la freccia, se me la prendo, m'ammazza. Adesso non so quante volte effettive devo colpire la freccia io prima che possa colpirlo, perché secondo me che magari rimbalzando la freccia gli torna indietro, ma non ho capito bene neanch'io. Niente, quella mi ammazza, ok, quello sicuro che mi ammazza. Quella no. Non so, magari ci avesse un metodo, qualcosa per ammazzarlo. La freccia è mia. No! E quelle cazzo di pallini che ti inseguono. Se non ti inseguisse, riuscirei anche a prenderlo. Ok. È mia la... possiamo fare una specie di contrasti, quindi via. No! Lui può risucchiare la mia freccia mentre mi spara la sua forza. Te sei più forte, strozzo. Possiamo praticamente tipo lanciarci le frecce addosso. Cosa succede? No! Ah. Oddio, quanta roba c'è. No, cazzo, si è preso la mia freccia, cavolo. Non devo dargli la freccia, perché sennò dopo non so se la riottengo. Però tutte le volte che la prendo sono morto per il fatto che lui poi me la lancia. Dopo rimbalza per tu ed è una freccia più che devo affrontare. No. No, guarda, me la prendo pure io la mia freccia. No. Sto boss è fighissimo, porca puttana, se figo, non so, figo, si vuoi, si teletrasporta, figo. Ce la farò. Guarda, questa me la riprendo io, grazie. No. Secondo me devo colpire magari quello che si... Non so chi è che... Perché a quanto pare la... colpire la freccia non succede, diciamo, niente, a quanto pare, che non c'è qualche interazione che lui fa. Sì, secondo me si contrasta nella base, perché magari sono la stessa freccia. Quindi poi chi lo sa. Adesso vediamo. No!
Dammi la mia freccia. Guarda, guarda, questa è mia. Pur tranquillo che è mia. Da, lui è una merda, lui è una merda, perché lui per arrivare alla sua freccia, per prenderla subito, io che la devo risucchiare, invece lui si velocizza. Non rotola, si teletrasporta, però... Ok, non sono io. No, la mia freccia. No! No, l'ho preso! Ce l'ho fatta! L'ho sconfitto! Incredibile! Dopo secoli e partite, secoli, sono uscito, non so chi ho colpito effettivamente. Cosa sta succedendo? Le magie... Sono un uomo nuovo, sono praticamente. Penso di che sia il boss, magari, questo. Boh, non so, questa volta la luce è più intensa. Titan Soul! L'ho finito così? No! Ma veramente, è già finito! Edby Alcide Neve, Mark Forster, Andrew Gleason, David Fan. Ragazzi, l'abbiamo finito, ragazzi! Abbiamo finito Titan Soul! Mi spiace, dopo 5 puntate, durato, devo dire, anche relativamente poco, però devo dire che mi è piaciuta e ne valsa la pena. Ragazzi, questo è tutto per il video di oggi. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi, commentare e mettere like se non avete fatto, per potermi ovviamente aiutare a crescere. Quindi ragazzi, panico per tutti ragazzi, ciao.